Buonasera a tutti, ben ritrovati al nono appuntamento del campionato della Sport League 2020. Al commento oggi ci sono io, G-Sport VR46, al mio fianco un ben ritrovato a Fabio Max. Ciao Jacopo, buonasera a te e buonasera a tutti. Dalla cabina di regia troviamo sempre verde il nostro Andre. E i nostri direttori di gara Mark e Ernesto. Ciao Jacopo, buonasera a tutti, un saluto anche da parte di Mark che si è assentato un secondo. Quindi siamo nel pieno delle qualifiche, 10 minuti, anzi, i primi 8 minuti che sono mai andati via e 10 minuti che mancano al termine. Circuito del Canada con in questo momento il Tia Prince davanti che comanda in 1:08:832, seguito da Raffo Idex e da Tucumi, che i primi tre con gomma soft. Un tracciato, Fabio, che comunque torna dopo altri due cittadini. Un altro cittadino molto diverso, questo ovviamente molto più famoso, il circuito di Gilles Villeneuve. Cosa ti aspetti da questa gara? Allora, il tracciato comunque è un tracciato particolare, direi forse non meno pericoloso perché comunque sono presenti muretti anche qui, abbastanza veloce ma credo anche abbastanza insidioso, non meno pericoloso dei precedenti che abbiamo visto fino ad oggi. E tra l'altro qui c'è, rispetto a Baku e Monte Carlo, c'è anche il rischio di poter tagliare. Io credo che Mark e Mister X, Ernesto, saranno impegnatissimi questa sera. Qui è molto semplice tagliare, non solo per cercare di acquisire, come dire, di essere più veloci, ma anche perché molte volte magari anche in scia si può un po' perdere quei millimetri e ci sono più di una curva dove c'è rischio anche poi alla fine di prendere delle penalità, quindi i piloti devono stare molto attenti. Sì, ben detto, soprattutto attenzione, occhio alle chicane perché è molto facile prendere taglio in una pista dove i cordoli sono molto bassi e quindi la precisione soprattutto dei piloti sarà fondamentale in una pista molto veloce perché si percorre il giro in poco meno di 1 minuto e 10. Intanto Michael LN4 si piazza in seconda posizione dietro al Tia Prince con 1:08:934. Secondo run che sta per iniziare da parte di tutti, primo run dove abbiamo visto il Tia Prince molto bene, molti piloti invece fare qualche giro in più per prendere confidenza. Fabio, secondo te vedremo tanti piloti migliorare nel corso della sessione o c'è il rischio che basta solamente già solamente il primo giro del primo run per qualificarsi in ottima posizione su questa pista? Ma sai, questa è comunque complicata, nel senso che quello che dicevo prima sui tagli, c'è il rischio che magari il pilota butti anche il giro. Qui ovviamente, come tutte le piste, più si va avanti e maggiormente la pista è gommata, quindi tutti tenteranno di usare, immagino, il terzo stint di gomme rosse, anche se qualcuno è uscito forse ha messo gialle, anche le gialle, ma credo che la strategia forse sarà rosse e poi vedremo Al magari bianche. doping Però il problema è Fuchs al primo che, settore intanto. ottimo, anche perché già stanno facendo dei bei tempi, perché già insomma, sotto l'8 magari scenderanno ancora, ma come primi giri non è male quello di Tia Prince e Raffo Idex. Quindi immagino che dovranno stare soprattutto molto attenti nel cercare di migliorarsi, ma di evitare poi di buttare un giro. Quindi credo che questa è una di quelle qualifiche da seguire veramente fino all'ultimo. Tanti tempi che si sono susseguiti in questi pochi secondi. Il Tia Prince ha migliorato il suo tempo in 1:08:780, ha portato il vantaggio su Raffo Idex che si è piazzato di nuovo in seconda posizione con 143 millesimi di ritardo. Topping Kestrel si piazza in seconda fila, per ora è leader del campionato in 9:01. E poi dopo troviamo anche Milissano subito dietro e Sdem che si piazza in seconda posizione al terzo giro con questa gomma. 1:08:08, attenzione perché i piloti stanno facendo, vedo molti piloti fare tanti giri con lo stesso treno di gomme. Non è usuale vedere in qualifica questa cosa, quindi potrebbe esserci o pioggia o addirittura una scelta molto aggressiva per la gara con due stop. Ma guarda, a questo punto credo che sia più indicativa la tua prima osservazione. Bisognerebbe capire un pochino se c'è qualche ingegnere che ci dice qualche cosa, ma in chat.
Però sì, se stanno utilizzando più giri, evidentemente non hanno intenzione poi di tenersela in gara, anche perché qui comunque la gomma si consuma. Allora, abbiamo visto qualche pilota che ha utilizzato la media, quindi ha tre soft a disposizione. Bisogna vedere chi ha deciso di optare per montare due set di gomme medie per la gara, anche perché comunque è un tracciato dove si consuma molto, soprattutto nella parte posteriore, con tante accelerazioni da fermo, tante variabili in gioco, come anche la safety car, ma in questo momento vediamo che comunque c'è grande equilibrio tra tutti, soprattutto un grandissimo Tia Prince, perché per ora è l'unico che è riuscito ad azzeccare due giri consecutivi e non è male in questo avvio di qualifica. Adesso in pista, se non erro, troviamo Michael che si sta lanciando e poi altri. E anche Gianluca Occhio che si è piazzato in quinta posizione con gomma media. Quindi è primo pilota a utilizzare una mescola molto diversa insieme a Topping Kestrel, che anche lui. Tarz Fuchs Alti 2. Taz, intanto Fuchs Alti 2, grazie ragazzi. Andiamo subito a prendere, ma vai box, quindi rientra come anche River Tsurami. Dicevo, Gianluca Occhio, gomma media, molto interessante perché il primo con gomma diversa, e attenzione perché vedremo un po' se manterrà questa scelta oppure metterà la rossa, scelta che però è stata subito copiata dal leader del campionato Topping Kestrel, che dopo il tempo con la rossa in 1.91 ha deciso di puntare alla mescola più dura in qualifica che si ha, quindi la media, per provare il tempo, ed è subito uscito a 4 minuti dal termine. Dobbiamo seguire il suo giro perché sarà veramente fondamentale. Gianluca Occhio, tra l'altro, ha rallentato per far passare gli altri piloti, ma se ha intenzione di fare altri giri, credo debba anche farlo velocemente, perché mancano 3 minuti e 50 secondi allo scadere delle qualifiche. Ma tutto fa pensare veramente che avremo una gara bagnata. Vediamo poi quanto, perché questa è una pista dove si tenteranno sorpassi, ci sono dei punti DRS dove sta passando Gianluca Occhio adesso, prima dell'ultima curva, dove di solito si esce dal tornante, anche il tornante prima, quindi sull'asciutto vedremo forse tanti sorpassi in zona DRS, ma anche sul bagnato, poi essendoci tornanti, curve anche lente come la prima e la seconda curva, credo che vedremo non una sola macchina, ma più macchine che tenteranno di passare. Tanto Topic Caster nel primo settore, 2 decimi più lento rispetto al suo tempo con la rossa, arriva nella parte centrale, chicane dopo il tunnel, affrontato in maniera buona da parte del pilota Mercedes, secondo settore a 5 millesimi praticamente dal suo tempo, migliorandosi nella parte centrale, ha l'opportunità il leader del campionato di qualificarsi con la gomma media, sempre se gli altri però glielo permetteranno di posizionarsi là davanti, ultimo settore per lui, lungo rettilineo ed affrontare la mitica chicane finale. Invece rientra soltanto giro di riscaldamento, cambio di strategia proprio all'ultimo. Probabilmente ha visto che non si migliorava, a questo punto ha deciso di rientrare in box. Monterà sicuramente una gomma soft. Tutti i piloti ai box, è uscito Sdem, che di solito è uno dei primi ad uscire. Melisano pure. Loro usciranno tutti adesso, Jacopo, perché manca veramente poco tempo, 2 minuti. Melisano annulla abortito il giro. Sì, era sotto di un decimo rispetto al suo tempo nel primo settore, però ha annullato il giro. Evidentemente avrà un secondo push. Andiamo a seguire Sdem, che in questo momento è in prima fila, il pilota McLaren, lui che detiene la pole del Gran Premio d'Australia. Ultimamente sta facendo Scusami. molto bene in qualifica. Scusami Jacopo, Tokumik Fuchs al primo settore, 19.0. Anche Tokumik molto veloce in qualifica, lo dimostra con il suo primo settore, Fucsia, il pilota della Racing Point. Ringraziamo Ernesto che ci sta aiutando dalla regia con gli intertempi, mentre Sdem arriva anche lui velocissimo nella parte centrale, si migliora di quasi 2 decimi rispetto al suo tempo, sta attaccando la pole del Tia Prince. Intanto sono tutti usciti di pista qui in pista, quindi adesso Far West. Nel
nella pista di Montreal. Intanto Sdem ultima curva per lui, Tukumic arriva sul traguardo ma non si migliora, evidentemente ha preso il taglio. Sdem invece sul traguardo ed è pole position provvisoria in 1.8704 per 76 millesimi, batte Tia Prince e Taz, il compagno di squadra si piazza subito in seconda fila, terzo a un decimo dal compagno di squadra, quindi McLaren in formissima in questo giro, ma attenzione alla risposta di tutti gli altri a partire da il Tia Prince subito dietro da Rafu Idex che si lanciano in questo momento nel giro. Gran tempo Sdem, veramente fatto un gran tempo, adesso mancano 40 secondi, chissà se qualcuno avrà cercato anche di usufruire della scia di chi stava davanti, ma vedo che sono abbastanza distaccati uno dall'altro. Occhio ai settori che vediamo infuocati, si migliora i due millesimi, il Tia Prince nel primo settore nel suo tempo, Rafu Idex subito dietro anche lui sullo stesso tempo, veramente sono tutti attaccati, difficile vedere chi potrebbe far la pole perché sono veramente tutti attaccati. Ma questo è sintomatico anche di quello che vedremo in gara, perché insomma veramente abbiamo in 4 decimi le prime 9 posizioni. Tanto si migliora anche Michael nella parte centrale, si migliora Giallo Cocco e Topping hanno preso, sono riusciti a tagliare il traguardo, quindi possono fare l'ultimo giro, il Tia Prince è il primo a concludere il giro dei piloti là davanti, ultima chicane, si lancia sul rettilineo del traguardo, il pilota dell'Alfa Tauri che va in pole, rimane dietro, rimane dietro, e la Fuirex si piazza terzo, il vincitore del Gran Premio di Baku, attenzione perché il Topping arriva anche Giallo Cocco. Con Topping che si migliora, Topping grazie alla regia del tempo annullato, quindi Giallo Cocco, bisogna vedere il pilota della Renault se riesce a migliorare, intanto tutti i piloti non si sono migliorati nell'ultimo giro, Giallo molti Cocco, stanno... Fucsia al secondo settore, sì. Giallo Cocco arriva adesso sull'ultima chicane, il pilota della Renault per strappare la pole provvisoria a Sdem che sarebbe la sua seconda stagionale, si lancia sul rettilineo del traguardo, Giallo Cocco terza posizione in 1.88 e Melissano dal nulla 1.8691 per 15 millesimi batte Sdem e si piazza in prima posizione il pilota Ferrari, gran colpo di Melissano al terzo giro di gomma dopo aver abortito il primo giro, ha fatto raffreddare i pneumatici e al terzo giro la zampata del pilota della Ferrari che strappa la pole a Sdem in una qualifica veramente emozionante dove ci sono tanti outsider dove possono puntare alla vittoria di oggi. Tutti in un fazzoletto perché in pochi millesimi, 70 millesimi le prime posizioni, ma poi un decimo e mezzo abbiamo già verso i 6, questo mi fa pensare che sì, ok, la pista è corta, ma sono veramente tutti molto vicini, questo ci farà vedere una gara secondo me abbastanza inusuale, poi vedremo anche le condizioni meteo. Intanto ecco la classifica delle qualifiche, Melissano Sdem prima fila, Tia Prince Giallo Cocco seconda fila, terza fila per il vincitore dello scorso GP Rafu Idex e Taz, quarta fila per Michael leader del campionato Topping Kestrel, quinta fila per Tukumic Paolo, sesta fila Patrick Sperry e Kaiser Matz, settima fila River Tsunami e Mr. Crive e ottava fila per Maffe Lewis. Allora noi adesso andiamo in pausa perché c'è stato il crash di Lewis, quindi ricreeremo la stanza. Perfetto, quindi ci vediamo tra poco. A dopo.
Rieccoci collegati con l'Autodromo di Montreal per l'inizio del Gran Premio, giro di ricognizione da parte dei piloti, rapido sguardo alla classifica delineata dalle qualifiche, Melisanne in pole seguito da Sdem in prima fila, Tia Prince e Giallo Cocu completano la seconda fila, Raffo Idek, Stals, terza fila, quarta fila per Michael, leader del mondiale Top Team Kestrel, quinta fila per Tukumike Paolo, sesta fila Patrick Speer, Kaiser Mazzer, River Tsunami e Crive completano la settima fila, ottava fila per Lewis e Maffe. Caro Fabio, qualche pronostico della gara, secondo te chi sarà il pilota che potrebbe vincere questo Gran Premio? Guarda, ti dico, le carte sono un po' cambiate in tavola perché io vedevo bene anche Top in Kestrel, ora parte ottavo, ma francamente anche il Canada è una di quelle gare un po' avulse dal sistema, quindi mai dire mai. Mi tengo Topping. Come al solito, i primi 10 partono con gomma rossa, a differenza di strategia invece dall'undicesimo in poi con Patrick Speer, Kaiser Mazzer, Rive Tsunami, Crive e Maffe con gomma media, unico con gomma hard Lewis che farà una prima parte di gara molto lunga. Vedremo un po' Lewis che tempi farà, sarà molto interessante per capire poi dopo l'andamento anche della gomma più dura durante questa gara. Una gara molto importante anche per quanto riguarda la classifica, visto che, come hai detto te, Fabio, Topic Caster parte abbastanza indietro questa volta in ottava posizione, 40 punti di vantaggio su Raffo Idex che deve cercare di guadagnare qualche punto in più, visto che viene dalla vittoria di Baku, e quindi credo che questa sia un'ottima chance per lui per ricucire in classifica. Vediamo un pochino perché poi anche con la variabile della pioggia si potranno anche mischiare le carte, poi diciamocela tutta che anche eventuali safety car, nel frattempo strategie di gara previste, se sull'asciutto possono optare sia per una sosta che per due. Mi dicono voci di corridoio che sono anche abbastanza simili. Abbastanza simili le strategie, tutti i piloti intanto si stanno posizionando nella griglia di partenza. Ecco Maffe che va a posizionarsi in ultima posizione, ma sono tutti pronti per l'accensione dei semafori con Melisanne e Sdem in prima fila. Si accenderanno le luci rosse che in questo momento arrivano a 5, quindi sta per partire il Gran Premio del Canada e scattano in questo momento le vetture con un ottimo spunto questa volta di Sdem e di Melisanne che mantengono la prima fila dietro la Red Bull di Raffo Idex che si piazza in seconda posizione all'esterno nei confronti di Sdem, riesce a passare Raffo Idex, grande scatto del pilota della Red Bull, seguono poi dopo tutte le altre vetture con giallo. Il Tia Prince anche dietro Top Inchestra che cerca di guadagnare la posizione su Talze, ce la fa il pilota della Mercedes, guadagna la quinta posizione con Talze e poi Paolo subito dietro, battaglia anche tra le Racing Point con Tucumi che va a scavalcare Michael per la nona posizione. Partenza tutto sommato regolare da parte delle vetture, come ti è sembrato lo scatto al via? Un unico contatto evidente è quello di McRive con la Renault, che non ho visto da chi si è preso, ma è stato sostanzialmente tra virgolette sbattuto. Comunque è andato al muro, ha perso la parte anteriore dell'aerodinamica e credo tornerà in box, motivo per cui è ultimo. Stanno per passare l'ultima chicane i piloti con Melisanne che mantiene la leadership nei confronti di Raffo Idex che ha fatto uno scatto straordinario dalla quinta posizione, poi subito dietro Sdem, Attenzione. Raffo subito all'esterno ci prova nei confronti di Melisanne, Melisanne chiude la porta in curva 1 dietro Sdem, si fa vedere all'esterno del pilota della Red Bull, seguono sia Gianluca Coco che il Tia Prince in quarta e quinta posizione, anche Topping Castle, ottima partenza per lui che partiva ottavo, si trova già sesto. Comunque fasi subito emozionanti in questo Gran Premio del Canada con adesso Melisanne che cerca di allungare nel primo settore, porta il suo vantaggio a mezzo secondo nei confronti di Raffo Idex, Sdem subito dietro, Gianluca Coco osservano piloti tutti in fila indiana, tutti molto agguerriti in attesa di una gara che potrebbe rivelarci veramente con tanti colpi di scena, tra cui safety car, cambi di strategie e possibilità di pioggia nel fine gara.
E tutti molto vicini perché hanno bisogno di mantenere questo minimo di stacco sotto il secondo. Adesso inizia il terzo giro dove verrà attivato il DRS. Ovviamente quello che pagherà più di tutti sarà Melissano, che credo dovrà anche gestire quindi l'erce per cercare di potersi difendere. Raffo Idex è molto vicino al rettilineo che porta poi dopo alla chicane finale, usa quello che può il pilota della Red Bull, si fa vedere nei confronti di Melisano o anche Sdem all'interno del pilota Red Bull, tutti molto vicini. Da questo giro poi si potrà utilizzare il DRS e attenzione che si potranno già mischiare un po' le carte in tavola. Vediamo i primi 10 con Gomma Rossa che già hanno preso gap su chi ha montato Gomma Merah. Il primo è Patrick Speer che paga già 1,2 secondi dall'ultimo pilota con le gomme rosse. Importante per chi ha gomme rosse cercare di creare gap, perché poi dopo dovrà rientrare per forza per primo e cercare di rimanere davanti a chi ha le gomme medie. Intanto là davanti ancora Raffo Idex che si fa vedere minacciosamente nei confronti di Melissano, forse proverà l'attacco in questo giro, Fabio. Sì, teoricamente dovrebbe farlo adesso. Devono comunque stare attenti ad evitare, Oh, nel caso, mamma! Il Chiaprinz, ad evitare scusami. contatti. Vai, vai. Scusami perché ti ha preso veramente baciato l'ala posteriore di Gianluca Cocu nel tentativo di rimanere più attaccato. Attenzione perché adesso qua si potrebbero tentare gli attacchi. Per ora tutto regolare in questo momento. Anche se attenzione all'uscita taglia il Prince la variante finale. Vediamo se Raffo Idex prova l'attacco. No, rimane dietro nei confronti di Melissano. Per ora la situazione non cambia con tutti i piloti che rimangono in fila. Tutti molto vicini. Paolo Lungo alla prima curva insidiato da Tukumik in ottava posizione, ma tutto invariato in questo momento con Melisano che si sta difendendo molto bene, o Raffo Idex che ha deciso in questo momento di non attaccare per preservare anche un po' le sue gomme. Sì, Melissano in realtà appunto sta facendo un po' un trenino perché sembra che dietro hanno tutti un bello spunto, insomma, sembrano essere più veloci, ma è molto intelligente e anche bravo a riuscire comunque a tenerli dietro per adesso, nonostante il DRS attivato. Attenzione perché Raffo Idex in questo momento sembra comunque averne di più, soprattutto nella parte centrale, nei confronti del pilota Fernari, tornante, escono dal tornante con Melissano che però ha un'ottima trazione nei confronti di Raffo che in questo momento si sposta dalla scia, quindi Fa vedere, evidentemente sì. non ha voglia di attaccare almeno in questo giro, dietro tutti in fila indiana con Topping Kestrel che va in box. Attenzione! Primo colpo di scena della gara, Topping Kestrel e box probabilmente danno all'ala per lui perché è un pit stop troppo anticipato per il pilota della Mercedes, gomma Ma monta non gomma media, ma sembra. non ho visto cambio di No, ala, nemmeno io, credo che abbia cambiato esclusivamente le gomme. Quindi un errore magari con col suo muretto box, che in comprensione non ha sostituito un danno, ma comunque ha fatto solamente la sosta relativa alle gomme. No, Devo dire che Melissano ha una gran. mi conferma, non aveva danno, è un cambio di strategia, ha provato un undercut a togliersi dal traffico. Nel frattempo arrivano i primi 3 secondi di Fit Massa. Fermata. Sì, ma sì, solamente sì. Ha una Intanto gran trazione Melissano. sì, soprattutto ha una gran trazione proprio in uscita di curve lente con Sdem che si prova a farsi vedere nei confronti di Raffo Idex al tornante. Riguardo invece la strategia di Topping, comunque è molto interessante perché si è spostato subito dal traffico, non ha voluto rimanere lì in mezzo. Pit stop è molto anticipato e attenzione perché con l'incombenza della pioggia che potrebbe arrivare a fine gara vedremo un po' che mossa farà il pilota della Mercedes, vedere un po' dove si Rispondetanza. troverà. Raffo si fa vedere, ma in questo momento non prova l'attacco nei confronti di Melissano. Sembra che al pilota Red Bull vada bene comunque questo ritmo, anche perché comunque con il DRS può dopo difendersi alle sue spalle. Vediamo Taz dove rientra, se rientra già davanti a Topping oppure no. Quindi vediamo un po' se l'undercut funziona da parte del pilota della Mercedes nei confronti del pilota della McLaren. Funziona l'undercut di Topping che passa davanti a Taz e attenzione alla gara di questi due che potrebbero riservarci delle sorprese, perché è una gara molto interessante, soprattutto attenzione a chi ha montato a questo punto la gomma media che potrebbe andare fino in fondo. Raffo in questo momento si fa vedere all'interno di Melissano che chiude la porta proprio all'ultimo, È il terzo dietro contatto.
Sdem veramente ha baciato le posteriori, Melisano veramente ha scartato all'ultimo nel tentativo di sbarrare la strada a Rafu Ilex. Fortunatamente non ci sembrano essersi stati contatti, ma attenzione alle scaramucce perché potrebbero veramente farsi insistenti in questi giri, con Melisano che si protegge alla chicane finale, con invece Rafu Ilex che forse cerca in questo momento di provare l'attacco nei confronti dei piloti a Ferrari, anche perché si sta vedendo che tutti i suoi avversari stanno all'interno dei box, come il Trapinse, come anche Paolo e come anche Tukumic, tutti spaventati dalla mossa di Top Inchester, hanno deciso di rientrare anche loro ai box immediatamente. La Fuidex in tutte le curve si fa vedere, o forse anche per chiudere a Sdem, ma insomma cerca di farsi vedere in tutti i modi, ma poi non allo spunto finale. E prima, dopo la chiusura netta di Melisano, lui ha scartato e probabilmente non c'è stato contatto, ma Sdem ha veramente fatto un bloccaggio ed è arrivato vicinissimo. La mossa che ha fatto Sdem, 3 secondi. Sì, e Rafu Ilex dentro. Attenzione. Nei confronti di Melisano, che sta soffrendo adesso in trazione, perché è già due volte che nella chicane dopo il ponte non riesce a trazionare bene, non ce lo fa Rafu Ilex, grande resistenza del pilota della Ferrari, che però sta perdendo tanto tempo in questo momento, ma Rafu Ilex in questo momento è deciso, si butta dentro, si butta all'esterno, cambio di traiettoria per il pilota della Red Bull. Adesso i due sono fianco a fianco all'entrata dei box, ma Rafu Ilex rientra, anche perché Top Inchester ha fatto un grandissimo undercut nei confronti di Giampisi, Paolo e Tukumic. Attenzione, perché Topping in questo momento potrebbe giocarsela proprio con Raffo per la virtuale leadership del Gran Premio del Canada. Topping Gester ha fatto, e il suo ingegnere hanno fatto un capolavoro, perché se gli va bene, considerando che appunto ha anticipato per cambiare le gialle ed arrivare laddove probabilmente ci sarà la pioggia, ed è stato il primo a farlo, ovviamente una mossa molto intelligente. Gli altri adesso e Topping copiando. Topping davanti, davanti a Rafu Ilex, funziona l'undercut del pilota Mercedes che si mette davanti a Rafu Ilex, come anche funziona per Taz che si mette subito dietro, mentre dietro ci sembra essere stato un contatto, oppure ma no, ma in testa coda all'ultima curva. Sdem intanto ha perso tantissimo, nella sosta box si ritrova dietro al Giapponese, ma con un distacco di 2 secondi dal terzetto Topping, Rafu Ilex e Taz. Attenzione, perché Melisano deve rispondere subito, e anche Gianluco devono rispondere subito a questo undercut di Topping. È già tardi. Melisano sta nei guai, esattamente, perché comunque doveva farlo prima. Vediamo se rientrano. Comunque rientra Melisano, eccolo, mentre Gianluco decide di continuare, e forse era l'unico pilota che avevamo visto che non stava prendendo rischi in questi primi giri, quindi Gianluco prova un'altra strategia. Sì, credo che poi le gomme rosse alla fine undicesimo, dodicesimo giro poi vadano comunque cambiate, ma insomma il fatto di anticipare tutti con le medie è probabilmente al momento la strategia migliore. Tanto Melisano ha perso tantissimo ai box, si ritrova nel gruppone di Sdem, di vicinissimo, mamma mia. Si butta dentro a questo gruppone, va dietro a Sdem, ma attenzione, perché questo gruppone alle spalle del terzetto ha già 2 secondi e 4 di ritardo, con Taz che, sfruttando l'undercut insieme a Top Inchester, si ritrova in questo momento potenzialmente terzo, con tutti i piloti davanti a sé che si devono fermare. Attenzione a chi ha montato gomme medie, ma soprattutto attenzione a Lewis che ha gomme hard, sicuramente lui andrà molto più lungo. Scusami, Jacopo. Allora, da dove nasce tutto questo vantaggio di Topping? Nel giro che era da solo ha fatto 11.4, mentre Melisano e Raffo, che erano davanti ed erano in lotta, giravano sul 13 medio. Attenzione, perché adesso entriamo in una fase caldissima della gara. Top Inchester va al sorpasso di Riversonavi sfruttando il DRS. Rafu Ilex non vuole perdere tempo, subito si butta dentro nei confronti del pilota dell'Alfa Romeo e riesce a passare subito. Adesso alla volta di Taz, che non deve perdere tempo nei confronti di Riversonavi, si butta anche lui dentro in curva 1, primo scoglio superato da parte del terzetto con gomma media nuova. Adesso davanti a sé hanno proprio Lewis, che potrebbe fare il gioco comunque di Melisano per far riaccodare il suo compagno di squadra al terzetto di testa. Melisano che ha sfruttato bene la gomma nuova, mandato in crisi con gomma usata, e adesso si ritrova molto dietro rispetto ai suoi rivali. Una gara tutta da interpretare, soprattutto adesso con strategie veramente molto molto diverse tra loro. Rivali, e va benissimo così, anche perché considera che siamo al decimo giro, sono tutti vicinissimi, e insomma sono cominciate più
a fioccare anche un po' di penalità. Slam 3 secondi, Tia Prince 3 secondi e un po' la gara disastrosa di Fit Maff con 6 secondi. Arrivato nel petto Lewis con sia Topping che Raffo, mentre Giallo Koku va ai box in questo momento. Topping dentro nei confronti di Lewis alla staccata della chicane, stessa manovra da parte di Raffo Idex che lo marca come un'ombra, lo marca come un'ombra il primo rivale di Topping Kestre, mentre dietro succede un po' di caos con Melissano che va all'attacco nei confronti di River Tsunami e lo passa in curva 1. Adesso deve subire River Tsunami la rimonta di tutti quelli che hanno montato gomme medie. Giallo Koku si butta lì in mezzo, Giallo Koku che è entrato molto più tardi, comunque non ha perso tanto tempo, si butta subito dentro nei confronti di River Tsunami, un Giallo Koku che rientrando più tardi comunque non è così lontano dal gruppo di testa. No, ma ancora questa gara può dir tutto, soprattutto poi se cambiano anche le condizioni meteo. Al momento i tre top che hanno, da quando sono partiti, acquisito più posizioni sono Speri, Kaiser Massi e Italia Lewis con 10 posizioni rispetto alla griglia di partenza. Il peggiore in questo momento è il Tia Prince che ha perso 7 posizioni insieme a Michael Slam, N4. Slam su Melissano, sempre alla chicane, dopo il secondo settore si è buttato all'esterno, mentre Lewis sta facendo fatica con queste hard, perde posteriore, si fa sfilare da Taz, da Melissano e anche da Slam, e attenzione perché dietro c'è subito Giallo Koku, un Taz che ha fatto fatica a passare Lewis, mentre non fa fatica Raffo Idex che all'ultima chicane va a scavalcare top in Kestra e si invola in questo momento alla caccia di Kaiser Mazz e di Patrick Speri, un Raffo Idex determinato a cercare di vincere sua seconda gara consecutiva, mentre dietro Giallo Koku dentro all'esterno nei confronti di Slam in curva 1, gran sorpasso del pilota Renault, grande battaglia in questo momento, lui si sta facendo tanta fatica adesso con queste gomme hard che non riesce a portarle in temperatura, attaccato adesso anche da Tukumik. In questo momento, almeno nelle ultime fasi, la differenza i piloti la stanno facendo soprattutto nelle uscite delle curve nette, questa è una pista di stop and go, quindi ti traziona meglio perché fondamentalmente sono tutti comunque molto vicini, abbiamo visto in qualifica i valori in campo sono molto simili soprattutto nelle prime 10-12 posizioni, ma sta facendo la differenza chi esce meglio. Nel frattempo Slam altri 3 secondi di penalità e quindi sono 6, sì, per i pilota McLaren. Sta facendo molto fatica col computo dei tagli, mentre là davanti un Raffo Idex che prova lo strappo nei confronti del leader mondiale, ma Topping in questo momento sta tenendo bene la scia, mentre dietro grande battaglia con Melissano che all'esterno passa Taz per la terza posizione virtuale. Adesso Taz sta facendo un po' di fatica nel contenere i piloti alle sue spalle e sta arrivando un Giallo Koku con gomma più fresca rispetto a tutti gli altri. Melissano alla fine, nonostante poi i problemi che ha avuto per ritardare il pit stesso, comunque sta facendo una bella rimonta. In questo momento sta circa 3 secondi da top in Kestrel, ma poi gli altri sono tutti attaccati in un secondo e qualche cosa, quindi più o meno 4 secondi dalla vetta. Cosa, Stem ha forato? Sì, ha forato la posteriore destra, probabilmente contatto con il muro. Gara sfortunata per Stem, sia per la penalità, ma poi anche per adesso per il danno che ha avuto, evidentemente stava spingendo molto. Vai. Tukumi che sorpassa il compagno di squadra, i due sono in lotta per la decima posizione. Sì, perché molto molto difficile controllare la macchina col posteriore forato, non è facile per lui, gara completamente rovinata, stava facendo una grandissima gara, mentre attenzione là davanti perché Raffo Idex è andato a raggiungere i due piloti che non si sono ancora fermati, ovvero Patrick Speri e Kaiser Mazz, e fondamentalmente stanno lottando per la prima posizione perché comunque sono tutti sulla stessa gomma con Raffo Idex che ha una trazione veramente superiore. Attenzione, data le sue gomme nuove, ecco. E va all'attacco e passa nei confronti di Kaiser Mazz, vediamo se Topping risponde subito, ma Kaiser Mazz chiude la porta e quindi attenzione che si potrebbero creare degli strappi tra i due perché ha frapposto una vettura fra sé e Topping Kestrel, mentre Slam va in box per sostituire la gomma. Intanto vediamo Topping si fa vedere in confronti di Kaiser Mazz, ma in questo momento non riesce a passarlo, grande opportunità per il pilota Red Bull di scappare nei confronti di Topping Kestrel e di volarsi verso la prima posizione.
Sì, assolutamente, anche se appunto veramente passato questa topping. Gara è... Sì, passato topping al tornante, grazie Ernesto per la precisazione. Intanto mamma mia, Raffo Idex ha guadagnato un secondo su di lui, importante per lui, mentre Sdem si ritira ai box. Sì. Mentre Patrick Sperry esce malissimo dalla chicane dell'ultima curva, ringrazia Raffo Idex che si butta all'interno nei confronti del pilota della Alfa Romeo, che riesce però con una staccatona a rimanere davanti, cerca l'incrocio, cerca di sfruttare la trazione come ha fatto con Kaiser Mats, ma non ce la fa, e quindi attenzione che questo favorisce il rientro del di Topping Kestrel, che può ricucire il gap che si è creato, mentre Raffo Idex non ci sta, prova a buttarsi dentro, cerca di mettere pressione. Topping Kestrel ora è sotto DRS. Cerca di mettere pressione nei confronti di Patrick Sperry, uscita di curva nettamente a favore del pilota della Red Bull, che riesce a passare, si porta momentaneamente in prima posizione. Adesso opportunità per lui di scappare, cercare di guadagnare quel decimo in più che serve per riuscire a far porsi tra sé e Topic Kessler almeno un secondo. Aggressivo Patrick Sperry nei confronti di bloccaggio. Nei confronti di Raffo Idex si espone all'attacco di Topping Kestrel adesso sul rettilineo, ma anche Patrick è molto scarico sul dritto, si avvicina tantissimo nei confronti di Raffo Idex, e questo favorisce sicuramente il pilota della Red Bull, ma esce male alla chicane, quindi si ributta dentro. Adesso Topping Kestrel, i due si sono fianco a fianco all'ingresso di curva 1, ma non ce la fa, si rimane davanti Patrick, che sta cercando di tenere duro in questo momento, battaglia, perché sa che poi andrà Jacopo. Sono appaiati da due curve. E Gianluca all'esterno, grazie Fabio della precisazione. Gianluca all'esterno in curva 3 nei confronti di Taz, con Taz che resiste. Gran battaglia, ci sono tantissime battaglie, difficile seguire tutti quanti con Gianluca. Sono vicinissimi. Gianluca deve sfruttare il fatto di avere gomma molto più fresca nei confronti del pilota della McLaren come Topping Kestrel, pure nei confronti di Patrick Sperry. I due sono molto vicini, ma attenzione dietro perché si è riavvicinato Melissano. Scusami, intanto Kaiser è andato ai box e ha montato un'altra media. Interessante la strategia di Kaiser, che non monta gomma rossa, quindi significa che sicuramente andrà a piovere, perché ha montato due gomme uguali e difficilmente lo si vede in una 50%. Sì. Assolutamente, nel frattempo veramente tutti vicinissimi. Sopra un trenino. Giallo Koku dentro, e questa volta ce la fa a passare Taz, va a guadagnare la quinta posizione, mentre Patrick Sperry ha una velocità di punta impressionante sul dritto, si butta dentro Topping Kestrel, che però non può rischiare troppo, non può rischiare l'ala, e non ce la fa a passare. Tutto questo favorisce Raffo Idex, che in questo momento ha 2 secondi di margine. Eh sì, Topping sta facendo di tutto, ma adesso deve anche pensare alla gara, che tutto sommato è ancora lunga, siamo arrivati in questo momento a metà gara, con un finale probabilmente bagnato. Soffre di sottosterzo Patrick, si vede che le sue gomme sono già abbastanza usurate, con dietro Topping che in questo momento si butta dentro, questa volta ce la fa, questa volta c'è. Deciso. E questa volta passa nei confronti, perde posteriore, attenzione che ci potrebbe essere la risposta del pilota dell'Alfa Romeo, che però si la vede Ferrari. Attaccato dalla Ferrari di Melissano all'interno del tornante, si butta dentro Melissano, ruote bloccate. E ce la fa, e attenzione che può andare all'attacco subito anche di Topping Kestrel, perché ce l'ha lì a tiro. Il pilota l'ala. Pilota della Ferrari spalanca l'ala, come spalanca l'ala anche Gianluca Koku, che deve infilarsi dentro a Patrick Sperry. Passa Melissano, forse passa Gianluca Koku, sì, anche perché Patrick Sperry rientra ai box, quindi comunque non cambia per Topping Kestrel, che terzo era, terzo rimane, scavalcato però da Melissano, che dalla quarta passa alla seconda posizione. Comunque Melissano ne è veramente tanta, perché ha fatto anche un recupero nonostante il ritardo della strategia dei box, incredibile, sempre comunque pulito. Qui non è semplice, anche quando ha un po' più di difficoltà, poi è entrato deciso e adesso in questo momento è in seconda posizione, a 3 secondi da Raffo Idex. Interessante anche la rimonta di Gianluca Koku, oserei dire, perché comunque anche lui si è fermato molto più tardi, gomma molto più fresca di tutti, attenzione che potrebbe essere fondamentale in vista della probabile pioggia che potrebbe arrivare a fine gara. Potrebbe essere un jolly, perché oggettivamente ha 7 giri di gomma, mentre abbiamo Topping con 13, Melissano con 9 e Raffo Idex con 10, quindi... Come giustamente hai detto tu, è quello con la gomma più fresca tra i primi 6.
Kaisermatz in decima posizione ha montato gomma media come avevi detto, e Patrick Sfera invece ha montato gomma soft per una seconda parte un po' più aggressiva, mentre Melissano sta cercando di andarsene via rispetto a un topping che forse sta cominciando a pagare la gomma molto più usata, e non escludo che potrebbe addirittura rientrare a questo punto. Ma sai, Patrick Sfera se monta la gomma soft forse si attende che in 12 giri, o forse anche 13, ma insomma siamo alla fine, a momenti alla fine della gara, ma potrebbe cominciare a piovere. Sì, anche perché comunque tutte queste strategie sono state variate dall'entrata in anticipo di Topping Kestrel. Cioè Topping Kestrel ha creato una, intanto Michael va in box, Topping Kestrel ha creato una, un effetto a catena che adesso tutte hanno un po' cambiato le loro carte, quindi anche la lettura della gara comincia a essere molto difficile, perché Patrick ha fatto 16 giri con partenza da fermo con le gomme gialle, e siamo quasi a 16 giri anche per Topping Kestrel con quelle gomme, 14 in questo momento, e 14, si vede, sì. E si vede che sta cominciando a far fatica il pilota della Mercedes, soprattutto in trazione. Quindi non lo so quanto possono durare le gomme. C'è caso che chi si è fermato così presto opti addirittura per un'altra sosta prima della pioggia. Eh sì, perché se ritarda un po', insomma, che arriverà veramente negli ultimi giri di gara, saranno costretti a rientrare. Assolutamente. Diciamo che questa è una gara di estrema variabilità, forse lo diciamo un po' sempre durante le cronache, perché poi alla fine sono combattute un po' tutte fino e vai box, ma... e vai box, sì, vai box adesso. Vediamo adesso montare le soft, evidentemente, insomma. Nel frattempo continuano le penalità adesso anche a Paolo, altri 3 secondi. Si è girata una asse che dovrebbe essere quella di Maffe, anche lui con gomma hard, una gomma hard che non funziona, perché sia con lui sia che con Maffe stanno facendo veramente fatica. Ma sì. Ma guarda, Maffe e McGrive, veramente una gara insalitissima, insomma, ho problemi sin dall'inizio con incidenti e penalità, adesso stanno in fondo al gruppo, quindi una gara molto complicata. E Topping non è rientrato in una posizione felice, perché è rientrato di nuovo dietro Patrick Sperry e Kaisermatz, e non è proprio una bella situazione per lui. Ha messo un'altra media, no. E non una rossa. Incredibile, infatti io pensavo una soft. Incredibile, in una sport league, ragazzi, dove si faceva sempre soft e hard, unica strategia, tutti uguali, questa differenziazione di strategia veramente rende la gara molto interessante, anche perché adesso là davanti viene il dubbio a Rafoidex, viene il dubbio a Melissano se fermarsi o continuare a questo punto. Ovviamente continua, si ferma Tazza, che era sulla stessa strategia di Topping Kestrel. L'unico, io credo che nei primi ma tre, con la media ci arrivi fino in fondo a questo punto. Non lo so, con la media sicuramente sì, adesso se ti fermi. Sono, non credo, dal terzo giro però. No, chi le cambia adesso? Chi le cambia adesso arriva alla fine. Anche se non, tanto Topping dentro a Kaisermatz passa. Perché se pensiamo che ci possiamo attendere una pioggia, 10 giri dalla fine la soluzione di mettere le soft ci stava, quindi evidentemente forse sta anche cambiando qualcosa secondo le previsioni meteorologiche in diretta, chi lo sa. Intanto credo che là davanti nel gruppo di testa l'unico che effettivamente può allungare tanto la strategia è Gianlucoco, che ha la gomma molto più fresca. Melissano sta cominciando a far fatica, perché in un Amen in pochi giri ha perso 1 secondo e 2 nei confronti di Rafoidex, che ha portato il suo vantaggio a 4 secondi. Vediamo un po' cosa decide di fare il pilota della Red Bull, se rientrare o proseguire. Prosegue Rafoidex, e quindi continua nella sua strategia nel tentativo di aspettare la pioggia. Proseguono anche gli altri due, ovviamente, che non cercano di perdere tempo. Mentre Paolo va in box, quindi attenzione, perché molti stanno optando per la doppia sosta in attesa della pioggia, che non si sa se a questo punto arriverà nel termine della gara. Patrick. Anche Paolo media e Topping è passato Paolo, Patrick, scusa. Sì. E vedendo Patrick con gomma rossa, la gomma rossa non sta facendo bene, perché doveva dare molto più boost e in realtà non sta dando quel boost necessario per andare forte. Stanno andando più forte chi ha gomma media, quindi in questo momento credo che tutti stanno optando la gomma gialla, perché sia la gomma da gara in questo momento. E chi se lo sarebbe aspettato, dall'altro, perché le macchine si stanno scaricando anche di benzina, quindi
più leggere avrebbe dovuto performare ancora meglio, invece no. Allarme rosso per Melissano, perché Gianluco dietro si sta facendo sempre più ingombrante nei suoi specchietti, sta faticando di nuovo come nello stint precedente. Con gomma rossa Raffo Idex se ne sta bellamente andando, e a questo punto Raffo Idex può anche cercare di gestire la gomma mentre Gianluco deve attaccare, perché sa che questa è una grande chance per lui. Va a passare il pilota della Ferrari. Box Raffo, mentre proseguono tutti, Raffo Idex cerca di marcare top in Kestrel a questo punto. Vediamo che gomma melte, anche lui la media. Uguale, sì sì. Si vede che questa rossa è proprio deludente di più. 12 giri al termine, gomma media, doppia sosta anche per Raffo Idex, che potrebbe rientrare davanti a top in Kestrel. Anche se è già passato il pilota della Mercedes, i due si ritroveranno fianco a fianco in curva 1. Vediamo un po' chi la spunta e passa Raffo Idex. Importante per lui passare in questo momento, che può adesso imprimere il gap, imprimere il suo ritmo e andare a riprendere i piloti là davanti. Occhio a Gianluco, perché è quello che ha gomma più fresca ed è quello che potrebbe allungare di più la strategia rispetto a tutti. Beh, l'avevi detto qualche giro fa in tempi non sospetti, adesso sta in prima posizione con la gomma più fresca, a parte Raffo Idex che si è fermato in questo momento e sta a 15 secondi più o meno. La pista in questo momento comunque, ragazzi, non si sta annuvolando, cioè si vede comunque un bel sole. In questo momento non sembra dare chiari segnali di pioggia. Interessante, perché adesso Raffo Idex ha 7 secondi di ritardo dal Tia Prince, circa una decina di secondi dal gruppo, dal pilota di testa con Melissano che va in box, che era in crisi con le posteriori. Una gara tutta da vivere fino alla fine, perché veramente ci potrebbero essere grandi sorprese. Melissano ai box. Melissano e box, monta gomma rossa, completamente diversa la sua strategia rispetto agli altri. Vediamo un po' dove rientra, perché ha perso veramente tanto negli ultimi giri e rientra addirittura probabilmente in lotta con Tukumik e Paolo per l'ottava posizione. Sta davanti al pilota della Racing Point. Melissano deve fare una rimonta eccezionale adesso, perché è veramente tanto indietro. Nel frattempo Gianluco piano piano comincia a mettere il vantaggio sul Tia Prince a 5 secondi e 6, ma soprattutto a 4 giri di differenza a parità di mescola, quindi 13 giri lui e ma 17 giri le gomme del Tia Prince, il quale a 5 secondi ha Raffo Idex con le gomme praticamente nuove. Sì, interessante vedere adesso i tempi a questo punto, perché diventa decisivo soprattutto la gestione gomma da parte di Gianluco, che ha fatto molto bene con la rossa allungando lo stint. Gianluco invece rientra, quindi cambia di nuovo tutto, quindi tutti ritornano nella medesima strategia. Certo che è strano, perché insomma 13 giri box rossa, forse 12 giri la gialla. Scusate, la soft, invece no. Ma Gianlu può fare questa strategia, perché nel primo stint l'ha allungata fino al nono, e quindi sicuramente lui può arrivare fino in fondo con la rossa, ma adesso deve spingere tanto e non trovarsi nel traffico. Intanto evita Kaisermatz, si frappone Kaisermatz tra lui e Melissano, quindi Gianlu Coco deve passare Patrick Sperry e Taz, poi andare a recuperare i 6 secondi di ritardo che ha nei confronti di Raffo Idex e di Top Inchester, i primi due che stanno là al comando, mentre Melissano va a passare Kaisermatz per la sesta posizione. I secondi che tu citi tra l'altro scendono un po', perché 5-8, 5-7 adesso, quindi sta mangiando decimi su decimi in virtù anche del fatto che ha la gomma soft nuova. Gara veramente scoppiettante, adesso vedremo un po' la rimonta di Gianluco, che veramente è già incollato nei confronti di Patrick Sperry, che non ha fatto funzionare bene questa gomma rossa, è veramente in difficoltà. Il pilota dell'Alfa Romeo si sposta verso l'esterno, nulla da fare nei confronti di Gianluco, che va facilmente a scavalcare per la quarta posizione. Adesso va all'attacco di un Taz, che sta facendo una gara solidissima in questo momento in lotta per il podio. Il pilota della McLaren è sempre lì, ha azzeccato le strategie e si ritrova là davanti, 9 giri al termine con Raffo Idex, che non è riuscito a scrollarsi di dosso l'ingombrante macchina nera alle sue spalle di Top Inchester. I due viaggiano insieme con 3 giri di differenza però di vantaggio di gomma da parte di Raffo Idex, che potrebbe essere molto importante. Ma attenzione, perché dietro sta arrivando il treno giallo di Gianluco, che si è già avvicinato a Taz e potrebbe attaccarlo alla fine di questo giro. McLaren, che tra l'altro poteva fare veramente una gran gara considerando McLaren come team, peccato per Resdem che
poi ho avuto un po' delle di vicissitudini fino al ritiro. Grande sparpaglio, comunque sto vedendo nella classifica delle gomme, c'è chi ha montato gomma media, c'è chi ha montato gomma rossa, molto variabile la scelta della gomma, forse proprio i piloti si trovano meglio con un determinato tipo di mescola, e sembra che la rossa funzioni molto bene su Gianluca, perché sta andando veramente forte, va all'attacco di Talza, adesso all'esterno lo scavalcherà facile, come Melisano scavalcherà credo facile il pilota dell'Alfa Romeo Patrick Sperry, sì, anche lui per la quinta posizione, e attenzione adesso al ritmo di Gianluca, 11.3 per Top Inchestra, il Gianluca arriva sul traguardo 10.9 con sorpasso, sta guadagnando tanto il pilota della Renault, attenzione a un rientro. Comunque, scusa, Patrick è box. Sì, è andato a togliere la rossa che era finita. Stavo dicendo che probabilmente noi abbiamo visto che Gianluca ha fatto un giro con la gialla in qualifica, a parte che c'hanno tutti nuovi la nuova la rossa, però evidentemente lui ha provato già in settimana, ha provato l'ultimo stint con la rossa e avrà visto che la poteva portare 11 giri e con prestazioni buone. Sì, anche perché Ernesto abbiamo visto che nella prima fase è stato l'unico a portare la gomma rossa fino al decimo giro, era a fine del nono, inizio del decimo giro, quindi mancano 10 giri al termine, per lui era plausibilissimo montare ancora un treno di gomma rossa, ed è plausibile secondo me anche il tentativo di ricongiungimento rispetto ai primi due, perché sta andando veramente forte il pilota della Renault, mancano 8 giri al termine e le nuvole si stanno addensando sempre di più in questo momento quando mancano 8 giri, quindi la pioggia che era prevista probabilmente potrebbe arrivare proprio negli ultimissimi giri. Ed è proprio la pioggia che secondo me ha contribuito a creare una gara che già di per sé era abbastanza brillante con diverse strategie, ma credo abbia condizionato in maniera importante, perché probabilmente i piloti se l'aspettavano anche un po' prima la pioggia, che invece sta ritardando, ma che, da come dici tu, infatti si sta annuvolando, probabilmente ci regalerà un po' di acqua alla fine. Patrick ha scavalcato Michael per la decima posizione, anche Patrick comunque ha rimontato gomma rossa, anche lui sulle due soste, tutti sulle due soste, quindi tutti sulla medesima strategia, però molto molto interessante, perché abbiamo visto tanti piloti fare tante cose diverse e rendere la gara molto molto frizzante, ma la gara frizzante adesso c'è qua davanti, perché Rafu Idex ha solamente mezzo secondo di vantaggio su Top Inchestra, che lo tiene pressato, puntato su sul codone della Red Bull, e dietro si sta avvicinando veramente a vista d'occhio Gianluca per una battaglia a tre negli ultimi giri che potrebbe essere veramente bellissima, soprattutto perché con l'avvento della pioggia potrebbe veramente scombussolare tutte le carte. 12 basso per i primi due, 11-1 per Gianluca, altro secondo guadagnato, 2 secondi e 6 dalla vetta, è lì, ormai si sta per ricongiungersi al duolo davanti. Eh sì, anche perché tra Topping e Raffo si stanno comunque dando fastidio, sono vicinissimi, quindi Raffo guarda gli specchietti, Topping sta cercando un punto per passare, tutto ciò sta contribuendo ad aiutare ad avvicinarsi a Gianluca, che ormai ha ridotto di più della metà del gap che aveva prima. Fondamentale per Rafu Idex questa seconda vittoria per cercare di ricucire ancora il gap nei confronti di Topping in campionato, ricordiamo che i due sono separati da 40 punti e determinanti sono queste vittorie per Rafu Idex nel cercare di dare una risposta allo strappo che ha creato Topping Kestrel. Dietro Gianluca invece cerca la sua prima vittoria stagionale dopo quello che era successo in Cina, ricordiamo l'ultimo giro all'ultima curva che ha perso la macchina, quindi forte, incredibile veramente, una forte rivalsa da parte del pilota Renault nel cercare la vittoria. I tre ormai sono sempre più vicini, sono separati 2 secondi con Gianluca che in questo momento ha girato in 1:11.5 se non erro, ha guadagnato mezzo secondo nei confronti di Topping Kestrel, sì. E quindi si avvicina, non guadagna così tanto questo giro, ma sembra che può pensare di comunque lottare per la vittoria, anche perché le sue gomme rosse stanno funzionando molto bene a discapito di Melisano, che sta facendo molta fatica ad avvicinarsi a Talz. Guarda, sono curioso di vederlo davanti Gianluca, perché senza non togliere gli altri ovviamente, ma per vedere come potrebbe fare l'ultima chicane in questo caso, e se ha ancora in mente il pensiero di quello che è successo in Cina.
Raffo Idex sempre al comando, mezzo secondo su Top Inchestner, che potrebbe anche pensare di fare un attacco per difendersi da Jean-Luc Cocu. Eh sì, adesso comunque si stanno compattando, manca ancora un poco Gianluca e questi 8 decimi, ma sembrano tanti, ma in realtà ne ha mangiato secondi in 2 giri, quindi sta sostanzialmente sta arrivando un secondo e mezzo adesso, fra poco sarà sotto DRS. Si avvicina Gianluca Cocu, ancora più veloce dei tre, altro mezzo secondo, anzi più di mezzo secondo guadagnato nei confronti di Top Inchestrel, è sotto al secondo 8 decimi, quindi è riuscito ad agganciarsi al DRS dei primi due, battaglia 3 quando mancano 4 giri alla fine e la pioggia non è ancora arrivata, potrebbe veramente arrivare all'ultimo anche perché i nuvoloni neri si fanno sempre più ingombranti qui sul circuito del Canada, i tre sono in un secondo, battaglia 3 per la prima posizione. A questo punto, chi vedi secondo te, Fabio, il favorito tra i tre? Guarda, ti dico la verità, non lo so perché c'è veramente tutto da vedere. Io forse Top Inchestrel, però che ti dico, Gianluca sta là dietro. In questo momento chi ha più hertz, chi ha gestito meglio la gomma e poi ovviamente se deciderà di piovere o meno. Metti che piove anche l'ultimo giro o il penultimo, magari pioggia leggera, probabilmente non rientreranno per cambiare, quindi sarà anche gli ultimi giri con gomme slick sul bagnato, quindi diventa un punto interrogativo enorme. Va bene così. Pressione alle stelle invece per Raffo Idex, perché in questo momento fa fatica a scrollarsi di dosso Top Inchestrel, che con gomma comunque più usurata sta tenendo bene il ritmo. Adesso però entriamo negli ultimi tre giri, che veramente diventano fondamentali, poi con muretti così stretti e così vicini è facile commettere un errore e rovinare tutto quello che si è fatto in 32 giri. Attenzione, perché in questo momento vedo Topping molto vicino, ma sta cominciando a soffrire con le posteriori e dietro si fa sempre più ingombrante la giallona di Gianluca Cocu, che si avvicina sempre di più. E attenzione, che con la pioggia di solito chi ha gomma più fresca, ma soprattutto gomma più morbida, ha più grip rispetto a chi ha gomma media, quindi potrebbe poi dopo avvantaggiarsi negli ultimissimi metri. Ma ormai siamo veramente a pochi 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 metri, pochi chilometri. Scusami, Jacopo, c'è anche un'altra variabile. Raffo Idex a 2 avvisi, Topping e Gianluca Cocu uno solo. Ecco perché anche un altro motivo per cui Raffo Idex è sotto pressione nei confronti dei due che inseguono. Attenzione, che sono veramente tutti attaccati, sono veramente tutti molto vicini in mezzo secondo, con Gianluca Cocu che si fa vedere leggermente verso l'interno, si butta dentro Top Inchestrel nel tentativo di farsi vedere nei confronti di Raffo Idex. Ci prova anche Gianluca Cocu a sfruttare l'occasione. 3 giri al termine, arriviamo in curva 3 con Raffo Idex davanti, sempre a comandare il petto di testa, con Top Inchestrel che si trova nella situazione forse anche peggiore, dover attaccare ma doversi guardare anche le spalle, perché Gianluca Cocu è lì pronto ad acciuffare qualsiasi opportunità per scavalcare sia lui che Raffo Idex. In questo momento pressione alle stelle da parte sulle spalle del pilota della Red Bull, che sta affrontando comunque le curve in maniera molto intelligente, cercando di sfruttare ogni singolo punto della pista. Attenzione alla staccata di Top Inchestrel, che però si può esporre all'attacco di Gianluca Cocu, contando 3 secondi per Talse. Attenzione, che questo diventa fondamentale per Melissano, che potrebbe agguantare la quarta posizione, ma la lotta rimane sempre qua davanti con Top Inchestrel, che fa fatica in staccata in questo momento, cerca di uscire più forte dalla chicane per provare l'attacco nei confronti di Raffo Idex. 2 giri al termine in questo momento. Paolo scavalca Tukumic alla chicane e guadagna la sesta posizione. I tre invece davanti sono tutti molto vicini con Raffo Idex, che copre benissimo le traiettorie in staccata. Patrick Speri va all'attacco di Lewis per la nona posizione, mentre in questo momento si Piove, piove, comincia a sì, le piovere all'ultimo prime gocce. giro. Comincia a piovere all'ultimo giro, determinante adesso vedere chi
saprà guidare meglio in queste condizioni. Altra benzina sul fuoco nei confronti di Raffo Idex, che deve gestire la pressione di due dietro che stanno andando molto forte, della pioggia che sta arrivando, dei muretti del Canada e soprattutto dell'ultimo giro che sta per iniziare in maniera incredibile. Sta piovendo tantissimo, vedremo un ultimo giro veramente al cardiopalma. Sembra un po' di rivivere il Gran Premio di Olanda con la pioggia che cadeva proprio negli ultimi istanti. Apre il DRS in questo momento top in Kestrel, sfrutta tutta la scia del pilota della Red Bull, si butta dentro alla staccata dell'ultima curva, va a affiancare Raffo Idex e passa, all'inizio del penultimo giro e va a iniziare l'ultimo giro in testa Raffo Idex, che ha rotto gli indugi e scappa via, con il DRS. Attenzione all'ultimo giro, non deve sbagliare nulla, perché adesso diventa fondamentale non sbagliare nulla in una condizione veramente difficile. Però Raffo Idex non vuole, dargli la vinta a Top Inchestre, rimane dietro, chicane 3-4 affrontata elegantemente da tutti e due, con Top Inchestre che rimane davanti, Raffo Idex dietro, molla invece Gianlucocco che sembra aver perso grip sulle sue gomme. La battaglia rimane a due tra i due che in questo momento sono davanti in testa alla classifica generale, con Top Inchestre che ha 40 punti di vantaggio nei confronti di Raffo Idex, che però ha vinto l'ultimo Gran Premio e deve cercare di rispondere nei confronti del pilota Mercedes, ma sembra fare fatica col posteriore che scivola e pattina da tutte le parti, mentre Top Inchestre in questo momento sembra invece andare su un binario tornante, delicati tutti e due alla ricerca del gas in maniera dolce. Sembra molto più dolce Top Inchestre, sembra molto più reattivo rispetto a Raffo Idex, che fa fatica, a riprenderlo a tanti metri di distanza. Manca ormai veramente pochissimi metri all'ultima chicane, con Top Inchestre che in questo momento rimane davanti, protegge la staccata, arriva leggermente lungo e questo può favorire Raffo Idex, che però esce male. I due sono vicinissimi, ma Top Inchestre va a vincere il Gran Premio del Canada sfruttando benissimo il sorpasso all'inizio dell'ultimo giro. Gianluca conclude terzo, quarto Taz che con la penalità riesce comunque a rimanere davanti a Melissano, quindi sesto Tukumic, settimo Paolo, ottavo Gian Prince, mentre dietro stanno arrivando tutti gli altri piloti, con Patrick Sperry che adesso le ultime due curve e arriverà nono, decimo Luis che comunque porta un punto per la Ferrari nel costruttore, Kaiser Mats undicesimo con penalità e poi Michael, River Tsunami e Crive che arrivano sul traguardo e anche Maffe. Che gara Fabio, grande attacco di Top Inchestre che ha sfruttato il momento giusto, l'indecisione di Raffo Idex nella chicane, ha sfruttato tutta la potenza della sua Mercedes e questa vittoria dà veramente un bel colpo al campionato. Guarda, io credo che se Topping sta facendo questo campionato, il motivo c'è, il merito è suo e si è visto in quello che ha fatto. Ha gestito fondamentalmente tutto, Raffo Idex è stato lì davanti, ha tenuto per tanti giri, ma poi quando le cose sono complicate a fine gara ha trovato il momento giusto, tra l'altro su pista bagnata, che ha messo in difficoltà anche Gianlucocco, come hai visto che si è avvicinato ma poi ha perso, è riuscito poi a fare dare una zampata finale, quindi direi veramente tanto di cappello. Sì, tanto di cappello, soprattutto anche perché è stato lui a muovere le acque sin da subito, muovendosi al terzo giro a montare gomma media, ha scombussolato un po' tutti i piani di tutti e veramente ha fatto una gara di attacco per uno che comunque doveva guardare molto il campionato. Questa è una dimostrazione di forza veramente impressionante. Sì, io la penso come te. In realtà anche poi Raffo Idex ha fatto una gran gara, Gianlucocco ha fatto una rimonta come tu hai messo in evidenza da subito, veramente interessantissima. Ma Topping qui questa sera secondo me ha fatto un po' il Lewis Hamilton dei momenti migliori. Mi è piaciuto in tutto, sia in guida, sia in testa, in strategia. Insomma, io personalmente direi un bel 10. Jacopo, ti ricordo il Drive of the Day? Ah sì, ovviamente il Drive of the Day, ragazzi, votate in questo momento, perché è molto interessante capire anche da voi chi sia stato il migliore della gara, una gara veramente impressionante, quindi votate da casa per il pilota della giornata. Delusione invece, secondo te Melissano poteva fare un po' di più visto che partiva dalla pole? Sì, però ti dico, con un Topping così e con le 10.000 variabili che poi hanno messo fuori gioco Sdam, insomma, diciamo che di vicissitudini ce ne sono state tante, non era semplice, ma credo che
che chiunque avesse fatto la pole con un topping così stasera era veramente dura. Io direi anche di fare un plauso anche a Taz, Tukumik e Paolo, che hanno fatto una bella gara e si sono, hanno fatto un ottimo piazzamento comunque a punti, e quindi sono stati bravi come pure loro, ma credo che siano arrivati già i piloti al parco chiuso, almeno è arrivato il topping. Intanto Fabio, quindi hai fatto bene a precisare, perché loro hanno fatto una gara quadrata, sono stati veramente bravi a gestire tutto e a portare punti in fondo. Per voi, quindi, senza influenzare ovviamente chi butterà poi dopo da casa, per te chi sia stato il migliore della gara? Credo che, da come ho sentito, Top in cast comunque. Sì, ho espresso Top. Ok. Ok, manca Gianluco solamente, che non so se c'è o non c'è. Intanto in attesa... Eccolo qua. Buonasera a allora tutti. Passiamo subito alle interviste di una gara veramente emozionante. Era da tanto tempo comunque che non si vedevano così tante variabili in una 50%. E partiamo dal vincitore della Gran Premio del Canada, ovvero Topping Caster. Ciao Topping. Ciao a tutti. Ciao. Allora Topping, una qualifica un po' sottotono, diciamo, non a livelli in cui ci aspettavamo di solito. Partivi indietro, gara all'attacco, da uno che era il leader della classifica, partire lì in mezzo e cercare comunque di portare a casa punti non si vede sempre, invece tu hai provato sin da subito a fare un qualcosa di diverso, hai mandato un po' tutti in confusione e poi sei andato a vincere il Gran Premio. Raccontaci la tua gara e soprattutto raccontaci come è nata questa strategia. Sì, allora, per quanto riguarda la qualifica, il primo tentativo mi sono dimenticato di azionare l'ERS, quindi lì un tentativo ho sprecato. Poi il secondo tentativo l'ho perso due volte, ho fatto un brutto giro. Il terzo ho preso un taglio stupido, ma poteva essere un 8-5, probabilmente sarei partito davanti se non sbaglio. Poi per quanto riguarda la gara, partendo così indietro, ho deciso da subito di cambiare strategia, cioè di non tirare la soft ma di pitare subito. Come ho visto che il passo era alto secondo i miei standard, sono subito rientrato. Sapevo che la media poteva girare un secondo e anche secondo e tre, secondo me più veloce, quindi mi aspettavo di fare un mega undercut e sapevo anche che la media sarebbe durata 15 giri, quindi 5 con la soft, 15 con la media, altri 15 con la media, quindi erano 35 giri, quindi ci stava alla perfezione la strategia. Beh, strategia straordinaria, perché che è andato poi dopo un po' tutti in ansia, perché tutti si sono poi dopo fermati dietro di te, ma tu ovviamente hai sfruttato gomma nuova. E comunque questa dà una grande dimostrazione di forza, perché in una qualifica comunque che non era andata ok, hai attaccato da in fondo e sei comunque andato a vincere. Parlaci un po' soprattutto degli ultimi giri con l'incombenza della pioggia. Come hai gestito la situazione e soprattutto se poi dopo l'ultimo giro comunque avevi paura di fare errore con la pioggia che arrivava tanta e via così? Sì, in teoria dal 30° in giro ho pensato di passarlo proprio ultimo, poi comunque visto che il raffo era un po' di difficoltà, avevo un po' di ers, ho deciso magari di spararlo tutto e provare a vedere. Poi l'ho visto anche in difficoltà nel tornantino, appunto, ero sicuro di prendere un po' di margine, non credevo. Poi con la pioggia era un po' difficile da portare su un attacco, quindi ho anticipato. Perché tu eri quello giro con l'ERS di più di tutti, sì. degli altri due. Io ho notato proprio negli ultimi due giri che tu te l'hai tenuto. Sì, praticamente a fine gara l'ho recuperato quasi al 100. Sì. Fabio, tu hai qualche domanda per Topping oppure anche qualche domanda da casa? Io devo dire che ammiro il coraggio, perché quando lui è entrato ai box è vero che la strategia era perfetta, ma qui abbiamo visto che per sorpassare non è che poi la cosa era così immediata, nel senso che comunque
tanti piloti, nonostante stavano attaccati dietro, insomma, davanti tutto il DRS hanno faticato tanto. Quindi lui ci ha pensato a questo perché poi si è trovato alla fine a dover sorpassare veramente tante, tante macchine. Sì, Le è venuto in mente. cioè, non, cioè, alla fine ho avuto molta difficoltà con Patrick. Alla fine l'unico sorpasso che ho avuto difficoltà è stato quello. Per il resto, non ho trovato grosse difficoltà. E una domanda per Gianluca. Vabbè, dopo arriverà dopo quando lo sentiremo, che ce l'ho in tasca. Ok, perfetto. Quindi passiamo, grazie Topping, passiamo al secondo classificato, a Raffo Ilex. Ciao Raffo. Ciao Jay, buonasera a tutti. Ciao. Allora Raffo, partivi dalla quinta posizione, hai fatto un grandissimo scatto che ti ha portato subito là davanti, duello con Melissano, poi dopo strategie che si sono un po' mescolate tra tutti, ti sei ritrovato là davanti nell'ultimo stint, però non abbiamo visto quella differenza che avevi fatto nel secondo stint. Ci puoi parlare un po' del tuo ultimo stint, ovviamente della gara in generale, ma soprattutto dell'ultimo stint dove ti abbiamo visto più in difficoltà rispetto al secondo stint, sempre con gomma gialla, problemi di benzina, problemi di ERS, raccontaci comunque la tua gara. Ma partiamo dalla qualifica che non ho fatto un gran giro, però ho detto beh, facciamo un giro calmo, non voglio tagliare. Alla fine quinto, ho detto vabbè, vado con calma. Poi la partenza è. Ho fatto una partenza assurda, non me l'aspettavo. E quindi da quinto mi sono ritrovato subito secondo in curva 2. Primo stint, sono stato dietro a Melissano, ne avevo un pochino di più, però ogni volta che provavo magari ad affiancarmi o in frenata lui faceva piccoli spostamenti che a me mi spaventavano, quindi rimanevo dietro alla fine. E niente, sapevo che è stata più una gara più che altro su topping, cioè si è fermato a ogni pit stop qualche giro prima per fare l'undercut. E appunto, secondo stint stava andando veramente tanto bene, poi ogni sorpasso era un incubo, diciamo, soprattutto con Patrick, che non riuscivo più a passarlo. Però poi alla fine ero riuscito a crearmi un margine discreto di 4 secondi. L'ultimo stint è successo, diciamo, quello che era successo anche la settimana scorsa quando ho messo la rossa, cioè gomma nuova, e non avevo il feeling appunto della gomma nuova, quindi avevo paura di dare gas, avevo paura di entrare in curva per tagliare, andare largo, tutte queste cose qua. Poi ho gestito malissimo la benzina e gli ultimi giri anche l'ERS. Io che l'ERS l'ho sempre tenuto sopra per 100, gli ultimi giri gli ho dato fondo e ho Sì. sbagliato. E nulla, quindi complimenti a Topping perché ha fatto un garone. Per quanto riguarda appunto le strategie, no? Avevi comunque creato un cuscinetto di vantaggio nei confronti di Topping Kestrel nel secondo stint, però hai deciso di allungare, se non erro, di 2-3 giri in più, avevi 2-3 giri in più di gomma fresca. A posteriori ti saresti fermato il giro dopo mantenendo quel gap così per gestire un po' meglio la situazione, o secondo te non cambiava nulla? Secondo me sarebbe andata forse leggermente peggio perché io fin dal primo giorno su sta pista non mi trovavo bene col posteriore. Tant'è che ho caricato più del solito, più dei miei standard, le ali. Però ogni uscita di curva, ogni percorrenza, soprattutto curva 8 e 9, facevo veramente tanta fatica col posteriore. La macchina era proprio nervosa, quindi preferivo farmi quei 2 giri in più piuttosto che stare sulle uova agli ultimi giri. Fabio, hai qualche domanda per Raffo? C'è una brutta, non so se... No, va bene, nel senso, ma guarda, negli ultimi 4-5 giri pensavi di portarli a casa la gara? Che ti eri guadagnato, insomma. Sinceramente sì. Gli ultimi 4-5 giri, ma sinceramente anche l'ultimo giro fino al tornantino. Sì, perché poi tutto sommato avevi gestito bene, nel senso, alla fine stava attaccato dietro, ma... Non sembrava che stessi proprio in grandissime difficoltà. Tu avevi un gap, ma in realtà non solo tu, pure Gianluca che stava dietro, che era quello un po' dell'ERS, mentre Topping ne aveva tenuto, insomma, ce n'aveva di più. Però sostanzialmente non davi l'impressione di avere problemi enormi in trazione o comunque
uscivi bene dalle curve, sembra che ce l'avessi in mano. Fino al giro 33 ero abbastanza tranquillo, non dicendo ho vinto, pensavo, dicevo, certo, può andare bene. E giro 34 ho iniziato a dubitare, e poi quando mi ha passato fino a curva 8-9, dove ho fatto quel lungo incredibile, perché avendo il DRS ho completamente cannato la staccata più il bagnato, che comunque la pista iniziava a essere scivolosa, sono arrivato lungo, lì ho detto è finito. Poi sul rettilineo mi ero avvicinato parecchio, l'ultima curva lui era pure uscito male comunque, sì, sì. Io stavo uscendo bene, ma con la pioggia appunto sul cordolo mi è partito il posteriore e non ce l'ho fatta. Se fossi uscito un po' meglio, forse ero a ruota probabilmente. Però... avete fatto una gran gara, ragazzi. Bella. Passiamo, grazie Raffo. Passiamo al terzo classificato, Gianlu Cuoco su Renault. Ciao Gianlu. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao. Allora Gianlu, hai fatto anche te una strategia molto diversa rispetto agli altri. Hai allungato tantissimo con la rossa rispetto a tutti i tuoi avversari. Ti sei fermato, se non ero, fine del nono giro. Ottima parte centrale sulla media, dove hai gestito la gomma e avevi una gomma molto più fresca, per poi montare di nuovo gomma rossa e arrivare comunque terzo, vicinissimo ai primi due. Ti sei quasi giocato la vittoria. Comunque raccontaci la tua gara e le tue sensazioni alla fine di questo Gran Premio. Sì, allora parto dalla qualifica molto brevemente. Sono stato molto sfortunato poiché avevo fatto 9-1 con la gialla. La mia intenzione era quella di aspettare la pioggia mettendo le medie, facendo soltanto un pit, partendo con la media, poi pittare, mettere di nuovo la media e aspettare la pioggia. Invece nel mio tentativo, nel mio giro buono di gomma media in qualifica, mi sono reso conto di aver tagliato a curva 8, l'anteriore sinistra non era precisamente, diciamo, in pista con tutte e due le gomme, quindi ho abortito e ho comunque concluso il giro, però poi ho dovuto riqualificarmi di nuovo con gomma rossa, che non avevo mai provato. Raffo ve lo può dire. E di lì ho fatto 8-9, 8-8 in qualifica, che è un giro molto standard, cioè al limite proprio del rischio assoluto. Non ho rischiato praticamente niente, quindi magari vedere i tempi superiori mi fa pensare che è quello lo standard minimo. Partenza ho sofferto i primi due giri, poiché non ero stato in grado di scaldare bene le gomme, dal momento che non avevo mai provato gomma rossa in partenza. Sì, ho deciso di fare qualche giro in più, sempre in attesa della pioggia, perché il mio ingegnere continuava a dirmi 10 minuti alla pioggia, 10 minuti alla pioggia. Già dal sesto giro mi diceva 15-10 minuti alla pioggia, e ovviamente se loro hanno messo media subito arriveranno anche loro, ma comunque diceva ultimo slot, uno sperava che la pioggia arrivasse intorno al 26, 27, 30, dai almeno quei 5 giri, nella speranza di un Baku 2 con la fortuna. E invece sono stato parecchio sfortunato, ho sofferto soprattutto quando tutti gli altri facevano undercut e io invece ogni volta che decidevo di entrare in box uscivo in mezzo al traffico, quindi è stata una corsa contro il tempo, una corsa sorpassi e contro sorpassi. È stato molto difficile poi raggiungerli nella parte finale di gara, poiché ho dato veramente tutto quello che avevo, ma secondo me la chiave della gara non sono stati neanche tanto gli undercut oppure i pit posticipati, ma è stato semplicemente il traffico, che ti si bloccano davanti e ti tirano 110 Hz sul dritto anche se sei tredicesimo, quindi... E niente, gara in rimonta, divertente, con complimenti a quei due ragazzoni lì, e... La gara si deve sempre svolgere, ecco, quindi se arrivano sempre primo e secondo vuol dire che qualità ne hanno. Ho una curiosità più che altro. Tu hai fatto 9 giri a inizio Gran Premio comunque con la gomma rossa, e comunque non era neanche male, perché l'avevi fatto con buonissimi tempi, era un buon livello. Ti aspettavi che la gomma rossa nella parte finale ti aiutasse un po' di più anche con il tracciato leggermente umido? Perché abbiamo visto che quando ha cominciato a piovere hai praticamente alzato subito i tempi, no? E ti sei subito staccato dai primi due. Come se ti fossi rimasto un po' sorpreso dalla reazione negativa che hai avuto le gomme. È una sensazione sbagliata quello che ho avuto, o
effettivamente pure tu ti aspettavi qualcosa di più dalle rosse nell'ultima fase del Gran Premio? Diciamo che le gomme non è che erano proprio così buone, perché comunque avevano 10 giri, qui al di là del carico di benzina, più scarico dell'ultimo stint, però comunque un po' di usura la sentivo, soprattutto dal 33 in poi, dopo che avevo fatto quegli 8-9 giri, sentivo il posteriore che in trazione ogni tanto mi lasciava, ecco. E poi una volta iniziata la pioggia ho provato ad attaccare topping, invece mi ha fatto capire che non ce n'era perché aveva tanto di quell'erza, si vedeva perché, cioè, usciva in curva fortissimo, e quindi insomma è stato un uno più uno. La pioggia, gomma usurata, topping in DRS a raffo, ho detto qui c'è trippa per gatti, quindi sono rimasto dietro di lì, anche se ho perso un secondo, 2 secondi all'ultimo giro, mi è interessato, per me il terzo posto a queste condizioni va benissimo. Sì, soprattutto per il campionato, sono ottimi punti comunque per te e per la scuderia, per la Renault. Fabio, hai qualche domanda anche per Giallo? Credo di sì, perché avevi accennato che ne avevi una. Esattamente, e guarda caso era la stessa domanda che gli hai fatto tu, quindi ho ascoltato con attenzione perché era quello che gli volevo chiedere, nel senso che noi ti abbiamo visto a un certo punto, Jacopo, ma sono stato d'accordissimo, ha pensato che tu fossi praticamente non dico il predestinato, ma che avessi veramente tante carte per risalire e dare una ennesima sorpresa a questa gara. E quindi quando poi è cominciato a piovere, abbiamo visto che tu hai perso subito un secondo e mezzo, 2 secondi, quando invece avevi fatto una scalata impressionante, insomma, quindi siamo rimasti un po' così, pensando che forse le gomme rosse, che noi pensavamo anche un po' più fresche, insomma, potevano dare il meglio, invece stavano dando il peggio. Esatto, sì. Non è pista da gomma rossa. Ora è pista da gomma rossa. Comunque complimenti Perfetto. anche a te. Ma sai che poi noi gli appunti non ci servono perché poi sappiamo tutto, ma poi esattamente. È la prime, è la prime, dai. Intanto, ragazzi, se siete d'accordo, do in questo momento il driver of the day di questa gara, e il driver of the day ovviamente con il 50% dei voti viene vinto da Topping Kestrel. Sul podio vanno Raffo Idex e Tals con 15%, a seguire poi Gianluca con 10%, Milissano e Kaiser Mazza con il 5%. Credo che ormai siamo ai saluti per quanto riguarda questo Gran Premio, ricordando gli ultimi appuntamenti. Andre, ricordami se dico bene, ci sarà domani la Domani ci sarà la Pro League e poi giovedì la Master League, con venerdì, se non erro, la Prime League. Con la Sport ci rivedremo direttamente nel 2021, se non erro. Quindi a questo punto auguro in Francia, ovviamente, grazie Andre. Auguro a questo punto un buon Natale e un buon anno a tutti i piloti della Sport, sia anche a Topping, a Raffo e a Gianluca che sono qua con noi, ma a tutti i piloti di questa categoria. Ci rivedremo direttamente in cabina di commento con me e speriamo anche il nostro mitico Alessandro con il Gran Premio di Francia nel 2021. Andre, non so se ci sono altre informazioni in merito invece. In merito magari a qualche gara natalizia, se magari. Eventi. Quindi non mancate soprattutto sul nostro canale Twitch per assistere a tanti eventi che vedremo in questo periodo natalizio. Da J Sport Fabio Max, un saluto anche in cabina di regia da Andre. Ciao. Ci salutano anche Ernesto e Mark, che stanno parlando con gli altri piloti. Un buon Natale, un buon anno, speriamo un buon 2021, e lasciamoci alle spalle questo 2020. Alla prossima con il Gran Premio di Francia. Un buon Natale a tutti.
Ciao ragazzi, buone Ciao feste a ciao, tutti. buonanotte. Ciao, buone feste a tutti. Buonanotte, buone feste.